Perfetto. Bravissimo. Rilevamento della temperatura, sanificazione di mani e scarpe e il ritorno alla normalità accanto ai propri coetanei può ricominciare. In attesa dell'apertura dei centri estivi prevista a metà giugno, oltre 100 bambini di Poggio a Caiano oggi e per le prossime 3 settimane parteciperanno gratuitamente alle attività ludico-ricreative delle cooperative Alambicchi e Coeso, ospitate alla Scuola De Amicis, alle Scuderie Medice e nei giardini dell'Istituto delle Suore Minime del Sacro Cuore, dove stamani sono entrate le nostre telecamere. Un'opportunità unica nel panorama toscano, molto apprezzata dai genitori. I bambini hanno voglia di stare un po' in compagnia e all'aria aperta, visto che sono stati tanto in casa, anche se sono stati bravi, però insomma si lavora ora e quindi ha bisogno un po' d'aiuti. Perché è 2 mesi, è in casa e ha bisogno anche di socializzare e visto che con questa cosa ci si deve convivere, ho pensato che serva sia a lui che a noi. Anche i bambini sono contenti di passare del tempo con i propri coetanei, tanto da accettare di buon grado anche la mascherina. Contentissimo, perlomeno vedo qualcuno. Hai paura del virus? No, i bambini non lo prendano. Il protocollo di sicurezza pensato dal sindaco medico Francesco Pugelli prevede un'organizzazione per piccoli gruppi che resteranno sempre gli stessi. Nello spazio non entra nessuno che non siano i bambini e gli educatori, i bambini vengono divisi in piccoli gruppi che sono sempre gli stessi e quindi con sempre lo stesso educatore per tutta la durata del progetto. Questa è una misura che nell'eventualità remota, e speriamo mai dovesse succedere, di verificarsi di un contagio, ci permetterebbe di tracciare con grande attenzione quello che è successo all'interno della nostra attività. Il triage all'ingresso delle strutture sia la mattina che dopo pranzo è a cura dei volontari della Misericordia. Igienizziamo le mani, le scarpine, mettiamo la mascherina e misuriamo la febbre. Prima di entrare ai genitori dei bambini viene fatta una piccola intervista appunto per sapere se hanno avuto dei problemi durante la nottata, nei giorni precedenti.